Bentornati sul mio canale YouTube, ciao a tutti, buongiorno ragazzi, anche oggi pomeriggio, sempre puntuali alle 17 con un nuovo video su eFootball 2024. In descrizione trovate sempre il link alla playlist, mi raccomando. Dovete trovare anche i miei amici, sezione canali, trovate Le Burneo, The Last Ace, AleBene86, Alessandro Gamer e Nico Siccolo. Nico Siccolo ha anche una pagina Facebook, un gruppo che si chiama Lo Zoo di football. Mi raccomando, fateci un salto, è simpatico. Tutti i ragazzi in gamba, andate a vedere il loro video, ne vale la pena. Salutiamo anche il lupo del tubo e Scalo Calcio, che non portano il football, portano altri contenuti, ma insomma, sempre da guardare anche loro. Tutto quanto in sezione canali, ragazzi. Adesso a questo punto, ieri abbiamo fatto una partitella, vinta 1-0, l'avversario modesto, modesto, poteva anche farci gol, ma 0 tiri in porta per lui, 5-6 per noi, abbiamo vinto 1-0, potevamo fare qualcosina in più. E adesso ragazzi continuiamo la nostra partita, vediamo di trovare qualcuno che valga la pena, con cui valga la pena giocare, magari vincere, divertirci. Intanto vi ricordo, anzi vi ringrazio per i vostri like, i vostri consensi, i commenti che fate sotto i video, le condivisioni, grazie a tutti ragazzi, le iscrizioni che fate al canale, sono molto contento che tutti i giorni c'è qualcuno di nuovo che si iscrive, vedo tantissime visual, le live, le ultime live sono andate molto bene sabato sera, sono contento, quindi sabato spero di rifare ancora una buona live, faremo anche amichevoli, quindi chi vuole giocare ragazzi si prenota, me lo scrive sotto un commento. Mi dice il suo nome, io me lo segno e poi sabato sera faremo anche la live e giocheremo insieme durante la live. Adesso ragazzi procediamo, abbiamo trovato un avversario, vediamo di chi si tratta. Inter, Internazionale Milano, mister, vabbè, qualcosa del genere, siamo divisione 6 ragazzi, sono avversari papabili, però sapete che da quando hanno fatto l'aggiornamento io sto, non so, non mi trovo più come mi trovavo prima. Ero arrivato fino a divisione 4, andavo in divisione 3, giocavo in divisione 3, mi divertivo anche, perdevo, vincevo, pareggiavo, ma insomma ci rimanevo per un pochino. Da quando hanno fatto gli aggiornamenti non sono più riuscito a salire nelle divisioni, non lo so il motivo. Pensiamoci la maglia arancione per evitare di fare casini durante in campo. E adesso andiamo a vedere la formazione. Lui davanti a Martinez, Thuram, Coman, Rashford, va bene, Saka, Osaka. Noi abbiamo, vediamo subito. Mbappé, Martinez, Messi e Platini. Vediamo chi c'è in panchina per poter mettere in campo quest'oggi. Abbiamo Gerrard, ragazzi, che io proverei subito. L'abbiamo preso da pochissimo Gerrard e vale la pena farlo giocare perché è veramente in gamba. Nesta, ragazzi, lo vedo. Nuova reazione al messaggio. Chi è che perché mi appaiono sopra le cose che io le avevo disabilitate? Porcazza miseria. Ehm, 3176, che è successo? Ok, perché è venuto fuori un messaggio là sopra che io li ho disabilitati? Dopo andiamo a vedere. Allora, poi vediamo chi c'è. Abbiamo anche in panchina che magari. Haaland, ragazzi, Haaland lo mettiamo in campo perché 105. Poi la freccia verde in su, ragazzi. Direi che i giocatori sono tutti abbastanza tosti. Abbiamo in panchina anche Totti, Kimmich, Nedved, tutte frecce verde. Ragazzi, Rummenigge lo vedo molto bene anche Rummenigge io. Non saprei adesso cosa fare con Rummenigge in questo modo, ragazzi. Rummenigge in questo modo ci gioca di brutto, eh. Va bene, vediamo un attimino alle tattiche perché magari qualcosa è cambiato, avendo spostato qualche giocatore in attacco, sicuramente in offensivo ci mettiamo Platini è già in offensivo? Sì, Platini è già in offensivo, quindi facciamo così. E in difesa, niente. In attacco qua ci mettiamo difensivo. Probabilmente, no, non c'ho niente da mettere in difensivo. Offensivo, ancoraggio, no. Qua cosa possiamo mettere? Contropiede, contropiede, ci mettiamo niente. Nessuno perché l'abbiamo perso, lo faremo dopo eventualmente. Ok ragazzi, vediamo di giocarci questa partita, l'avversario è già pronto, tostissimo, Inter e Milano, quindi praticamente è Ci quasi un sono pochi derby, dubbi sul fatto praticamente ragazzi è che quasi questa un gara derby, sia quindi stata stiamo squadra attenti, abbastanza speciale nel calendario stiamo attenti, calcistico. l'avversario Queste sicuramente non partite vorrà sono fare brutte aumentate con il figure. trascorrere dei giorni e l'attesa è diventata adesso davvero febbrile.
tutto è pronto. I tifosi sugli spalti potranno finalmente assistere allo spettacolo per il quale hanno pagato il biglietto. Per chi ci segue da casa, siamo lieti che abbiate scelto di passare le prossime due ore in nostra compagnia. La scala del calcio oggi si veste di nero azzurro in un tripudio di bandiere e striscioni dell'Inter. Siamo allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro a Milano e ci aspetta una grande partita. La partita è già cominciata. Bravo, me l'ha presa subito. Passa il pallone, però male. Prova a giocarla in profondità. Cerca il passaggio, ma non trova la precisione. Tocco morbido. Vai. Thuram vuole la palla. Si spinge in avanti, vediamo cosa. Ah, Madonna! Non me l'ha fatto prendere. Brutta palla qui nella terra di nessuno. Lautaro Martinez può calciare. Ah, Madonna, me l'ha fermata. Grande, grande. Dai, cominciamo subito in attacco. Cerchiamo Messi, purtroppo non l'ha messa dentro. È stato fermato un attimino prima, ma cerchiamo subito di giocarla. Cerchiamo subito, vediamo subito l'avversario cosa vuol fare. I difensori sono pronti a salire. Vediamo se riescono a sfruttarlo. Abbiamo Holland là dietro, ragazzi, che... però Holland non può fare queste menate qua. Cerca immediatamente il gol, proiettandosi in avanti con forza. La mette sul piano fisico e riconquista la palla. Ah, Madonna, opportunità di ripartire. Prova a imbeccare lo scatto sul fondo. Bastava un tocco leggero. Madonna, ma che cazzo fanno qua? Però non era niente male. Al centro c'è sempre meno spazio, bisogna essere precisi e veloci nel passaggio. Ok. Holland. Messi, Platini, prova immediatamente in avanti. Ha provato a fare tutto. Arbitro! Non ha tratto in inganno la difesa. La difesa lo chiude senza tanti complimenti e riconquista la palla. Cerca spazi in avanti. Riceve il passaggio. Ottima prestazione difensiva che risponde a un'iniziativa individuale altrettanto lodevole. Non era affatto facile fare di meglio. Troppe maglie in area ad oscurare. Ma no, che cazzo! Bravo, eh! Centrale del primo tempo. Siamo ancora 0-0. Ah, me l'ha presa, bravo! Ci metto una pezza. Holland. Sbaglia il passaggio, manca di punizione. Bella palla da allargare. Vai. Possono far male in ripartenza adesso. Hernandez. Avversari forse un po' troppo prevedibili, ma la difesa non perde un colpo. Ah, Madonna, ma la punizione qua non me ne danno più le punizioni. Capisce tutto e interviene con sicurezza. Non penso avesse esattamente questa giocata in mente, Fabio. Ragazzi, qua devono andarselo a prendere subito. Grande movimento nello spazio. Thuram. Palla in avanti verso il compagno. Lautaro Martinez. Si sta giocando da mezz'ora. Ah, che cazzo! E qui pallone sprecato. Madonna, troppo basso Platini. Grande, grande. Ragazzi, insistiamo che il gol lo facciamo a questo, eh. Il gol lo facciamo a questo perché vai così che è mia. Si fa trovare pronto e si appropria del pallone. Madonna! Cercano la ripartenza rapida, può essere veramente pericolosa. E palla mia, eh. Rimessa in gioco con le mani. La mette in avanti. Vai. Palla buttata via, peccato. Ma dai, ma che cazzo? In avanti con un filtrante. La recupera con grande senso della posizione. Vai. La in avanti, prova a salire. Prova a giocarla nello spazio, ma non riesce. Spazza lontano. Palla mia. No, 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 arbitro di merda. Sarà rimessa.
non impensierisci. Grazie. Arnold gioca una palla lunga. Holland. Maradona. Apertura sulla sinistra, lunga. Vede la partenza del compagno e prova a servirlo. Palla di nuovo verso il centro. Ecco il traverso, sale in cielo e va di testa. Ma dai! Ma dai, Lautaro me l'ha messa dentro, ragazzi. Ma scherziamo? Lautaro Martino mi ha fatto gol? Scherziamo? Ma no, sono io che devo fare gol con Lautaro, non lui. 43esimo, ragazzi, ma porca puttana. E a insaccare. Che giocatore! Gli avversari non lo lasciavano respirare, ma lui se li è mangiati. Ha dimostrato classe e ottima forma fisica. L'Inter mette a segno il primo gol della gara, 1-0. Questa è una rete che cambia tutto, anche nella testa del mister. Adesso ha pochi minuti per ripensare. Che cazzo! Ma direi che è ben felice di poterlo fare. Ma vaffanculo, ma anche. Cerca il movimento dei suoi in profondità. E il primo tempo. Ragazzi, ragazzi, non va fatto bene qua. Si sta perdendo la partita che bisognava vincere, non perdere. Eccolo qua, Hakimi, ma non ci interessa. Non ci interessa, ragazzi, non si può perdere questa partita. Dobbiamo giocare meglio. Due tiri in porta per lui, un tiro noi, lui ha fatto gol, lui no. Quindi alla fine ci sta, che sta anche vincendo, ma non va bene. Non va bene affatto, ragazzi. Riposiamoci un attimo, scrolliamoci di dosso tutte le cose brutte e vediamo di mandiamo via le malignità, le cose cattive, i flussi negativi, tutto quello che c'è di brutto, eliminiamolo. E prendiamo solo il buono che c'è nella squadra. Vai, pronti a giocare, via. L'avversario ancora in deficit. Vediamo subito, ok. Sì, va bene. Adesso vediamo subito se... E l'arbitro fischia l'inizio della seconda frazione di gioco. La squadra in svantaggio non deve innervosirsi e gettarsi... Madonna, ma che cazzo è successo qua? C'è ancora tutto il secondo tempo per ribaltare il risultato. Cerca l'uomo là davanti. Brutta palla qui nella terra di nessuno. Palla ad Holland. Holland. Pregevole tentativo di dribbling. È arrivato. Pericolo. Madonna! Matteus, che pelo, ragazzi. Matteus, grande. Un po' più di fortuna ci voleva Matteus, Cazzo, guarda che roba, guarda che roba. Porca miseria, ragazzi, Matteus. Gabi. Errore qui, pallone sprecato. Lautaro Martinez. Messi. Madonna, anche Messi, dai, cazzo. Bravo Messi, dai, insistiamo, ragazzi, che siamo già a qualche tiro in più dell'avversario. Platini. Thuram. Buon recupero, anche se questo non è il suo ruolo. Questa non è ormai una sorpresa. Molti allenatori di oggi stanno chiedendo ai giocatori più avanzati di dare una fase di copertura. Arpiona la palla prima che arrivi a destinazione. Prova a darla profonda nello Lautaro Martinez. Ma dai, che cazzo di gol! No, non è possibile. Doppietta di Lautaro, ragazzi. A noi. Cazzo, che gol che ci ha fatto Lauti, ragazzi, lo so. Precisione, potenza e tempi di esecuzione. Questa rete ha tutte le carte in regola per finire nelle classifiche dei gol. Non riesco mai a prendere la palla questo qua, 2-0 dunque. Hanno la partita in mano, non c'è dubbio. Possono gestire il risultato e far scorrere il tempo. E lo maltratta addirittura per recuperare la palla, però non c'è fallo. Madonna, come cazzo vanno, Sulla fascia, è libero. Cross di Marcus Thuram. Spetta l'attacco senza sforzi apparenti. La quota di quest'oggi è di 80.607 spettatori. Una serie di passaggi puliti, efficaci. Tutto bene fino però all'ultimo passaggio. Ha cercato di sfondare per 10 minuti, ma non ha avuto fortuna. Rashford, ottima lettura di gioco, recupera palla. Messi prova con una palla filtrante.
Era un tentativo apprezzabile, non ha trovato l'uomo però. L'avrebbero dovuto capire che di lì non si passava. Mancava proprio lo spazio. Detta lo scatto con un filtrante. Cerca il passaggio, ma non trova la precisione. Può andare in rete. Ah, ma dai, ma non mi fa tirare, ragazzi. Non mi ha fatto tirare, non mi ha fatto. Ma in cuor suo deve essere un po' allarmato. Dai, ma non mi funziona più. Palla a cercare la profondità. Passa il pallone, però male. È libero di creare pericolo. Nesta. Platini. La gioca in profondità. Devono essere veloci per sfruttare la transizione. Sbaglia il passaggio, mal calibrato. Lautaro Martinez si fa vedere per ricevere. Ottimo senso della posizione, pericolo sventato. Ecco Platini. Palla Doland. Ma dai, ma sempre. Difesa impeccabile. Ogni volta che gli hanno lasciato lo spazio per concludere. Coman. Pallone interessante in verticale. Si libera e va. Ragazzi, partita schifosa. Partita di merda, non riesco a fare niente, anche quando sto per tirare mi si blocca qualcosa. E non mi va il tiro. Tiri in porta, ragazzi, uno. Ne ho fatti molto di più, secondo me, ma me da uno, non capisco. Platini è stracotto a sorpresa, Haaland non ne può più, ragazzi. I giocatori sono... C'è qualcosa che non va in... non lo so. C'è qualcosa che non mi è chiaro. I giocatori sono tutti stanchi di brutto, non riesco a capire che è successo. Non riescono a giocare. Non riescono a giocare assolutamente, ragazzi, non riesco... a capire che sia successo qua. Mettiamo anche Nedved, che cazzo ne so, che cazzo, ragazzi, non so che è successo. Cambiamo Kimmich, sono tutti stanchi. Guarda come sono stanchi i giocatori, ragazzi, sono tutti stanchissimi. Lautaro, cambiamo anche Lautaro, mettiamoci su Griezmann che è in forma, però ragazzi, ma 2-0, ragazzi, dura. Ho cambiato metà squadra praticamente. Ho cambiato metà squadra, ragazzi. C'è ben poco da fare se l'avversario salta. Cosa fa l'avversario? Non perdono tempo, spingono subito verso la metà campo avversaria. Da una parte all'altra del campo. Di certo non ci si annoia. Beckenbauer. Oh, ma le prende due lui, ma che cazzo! E non restano che 10 minuti da giocare. Palla filtrante per Messi. Ora deve duellare con il portiere. Dai, non riesco neanche. Va alla ricerca di un compagno davanti. Palla filtrante per Messi. Dai, ma no, non mi fa tirare, ragazzi. Ma che cosa? Ma si è fermato anche Roberto Carlos. Ma cos'è questa roba, ragazzi? Ma che cazzo è sta roba? Ci fermano i giocatori. Nesta cerca un nuovo corridoio in verticale. Hakimi. Una bella giocata. Ma come? Ma che cazzo fa? Roberto Carlos che si ferma. Ma dai, ma ragazzi. Ha letto bene l'azione, ottimo intervento. Ma ragazzi, ma si fermano i giocatori? Ma cos'è? Ma no, c'è qualcosa che non va, ragazzi. Qua o c'è qualcosa che non funziona, o i giocatori fanno il cazzo che vogliono, io li vado in su anziché andare in giù, viceversa, con uno dalla parte opposta. C'è qualcosa che non mi quadra in questa partita, ragazzi. Non mi quadra proprio, Ecco Griezmann. 2 minuti di recupero. Intercetta il pallone, ben fatto. Guarda! Non me la fa, ma l'hanno scartato e mi si è fermato lì. Ma, cioè, ragazzi, no, qui l'avversario ha fatto qualche intrippo, Qua l'avversario, non so se è da segnalare o cosa fa, ma ogni volta che avevo la palla io non mi faceva tirare, stava fermo, io tiravo col quadrato, tiravo e lui stava fermo. Quando lo scartavo il mio si fermava e lui me la riprendeva. No, non può essere una partita regolare questa.
Non può essere, ragazzi, una partita da regolare con tre tiri in porta contro uno, quattro tiri in tutto, e questo qua non può essere, non può essere, ragazzi. Qui c'è qualcosa che non mi è piaciuto in questa partita, Questo io non so se segnalarlo o no, ma qualcosa non mi è piaciuto in questa partita. Non riuscivo a fare niente, la palla l'avevo io, si fermavano, lo scartavo e lui me la riprendeva senza che io potessi fare niente, tiravo e non tirava. Due o tre volte davanti alla porta ho tirato, Non ha tirato il giocatore e non avevo nient'altro premuto, Quindi non capisco, il joystick fino a poco fa funzionava, ragazzi, no. No, ragazzi, c'è qualcosa che non va. Questa partita è nata male, spero che non so se la connessione, non credo, la connessione era buona, quattro tacche mantenute fino alla fine, ping basso, quindi ragazzi non so, lasciate un like se volete, per consolazione, iscrivetevi se non siete ancora iscritti al mio canale, ragazzi. Tupo Mix a questo punto non sa più, non so cosa dire, sono rimasto basito. Basito, vi saluto, a domani, speriamo che domani vada un po' meglio. Ciao ragazzi, alla prossima.